Dunque, ho pensato di parlare un po' di un argomento che di solito intitolo La storia divertente quando ne parlo con gli studenti, ovviamente suscitando in parte la loro ilarità o incredulità, perché di solito la storia non è considerata una materia divertente. Io penso che questo dipenda molto anche da come la si studia a scuola, perché spesso la storia è insegnata insieme all'italiano oppure insieme alla filosofia e ahimè spesso il professore sa o meglio l'italiano o meglio la filosofia. Io stessa ho un ricordo ormai, diciamo, affondato nella notte dei tempi di uno studio della storia in cui candidamente la professoressa di liceo mi diceva, ci diceva fate i primi quattro paragrafi e diciamo, certamente non poteva nascere una grande passione. Questa passione è nata all'università, diciamo per un caso, però uno di quei casi fortunati in cui ci si imbatte nella vita, e cioè l'aver avuto modo insomma, di assistere alle lezioni e poi di laurearmi con Alberto Caracciolo, che è stato un grande maestro, ma soprattutto un uomo, uno studioso che ha introdotto, diciamo, le novità francesi, quelle che derivavano dalla storiografia annalistica, insomma, fatta dalla famosa rivista Les Annales, che venivano appunto dalla Francia, nelle quali novità che consistono, insomma, nel mettere in pratica ciò che ha detto uno dei fondatori di questa rivista, il più grande storico francese del Novecento, Marc Bloch, il quale già negli anni 30 del XX secolo insomma, invitava a considerare che la storia è essenzialmente il racconto delle vicende umane. E ci diceva una cosa che io insomma, ho trovato sempre molto giusta, e cioè che lo storico è come l'orco della fiaba. Là dove sente odore di carne umana, lo storico si dirige. Ucci, ucci, no? Sento odore di Cristianucci. Quindi, se noi ci mettiamo nell'ipotesi che la storia è essenzialmente, diciamo, il racconto delle vicende di persone che ci hanno preceduto, uomini e donne che possono essere stati importanti, ma sono anche persone normali, sono state persone normali, io credo che entreremo nella dimensione più giusta per gustare il piacere di fare storia. Questo piacere di fare storia, cioè di entrare nelle vicende di chi è vissuto prima di noi, dipende anche dalla natura delle fonti, cioè dei documenti che noi privilegiamo o impariamo ad usare quando assumiamo questa attitudine storiografica, che sono le cosiddette fonti soggettive, cioè le lettere, i diari, le autobiografie, io direi principalmente le lettere, che è una fonte su cui per esempio io mi sono esercitata molto. Ecco, c'è un grande storico inglese che si chiamava Richard Cobb, il quale tra l'altro era uno storico della Rivoluzione francese, che a un certo punto della sua vita, in un'età abbastanza avanzata, ha riflettuto sui motivi per i quali, insomma, aveva deciso di fare lo storico. E ha raccontato un episodio gustosissimo, cioè praticamente lui da piccolo, immaginiamo la Gran Bretagna degli anni 30, quella per intenderci descritta da Agatha Christie nei suoi romanzi, no? Ha raccontato che aveva uno zio medico che si recava, insomma, presso i suoi pazienti in automobile e il bambino, per gustare l'ebbrezza della gita in automobile, accompagnava lo zio. Naturalmente, quando arrivava nelle case dei pazienti, lo zio saliva le scale, andava, e il bambino veniva lasciato al piano terra. E che cosa faceva lui? Apriva i cassetti e leggeva le lettere degli altri. Questo significa che diciamo, la curiosità, che è un'attitudine diciamo, divertente, no? Stuzzicante nei confronti della vita, è senz'altro alla base del lavoro storico. La storia è divertente perché si impiccia delle questioni, no? Delle persone che ci hanno preceduto e usa anche strumenti di grande privatezza che ci consentono, no? Di arrivare proprio talvolta al profondo delle loro vicende, come sono ad esempio le lettere. Nella attitudine
insomma, nella volontà di ricostruire le vicende dei nostri antenati, non dico nostri in senso genetico, diciamo, di chi ci ha preceduto, gioca, secondo insomma, il mio avviso, che naturalmente non è solo il mio, una specie di attitudine antropologica, cioè che fanno gli antropologi? Gli antropologi si occupano degli usi, dei costumi, delle tradizioni, dei comportamenti dei popoli lontani, no? Dislocati nello spazio, cioè gli aborigeni dell'Australia. Mentre lo storico si occupa degli usi, dei costumi, dei fatti, delle persone che sono dislocate nel tempo, cioè che sono vissute prima di noi, però l'atteggiamento è lo stesso. E quindi, ad esempio, tanto più la storia sarà divertente, quanto più non si sforzerà di attualizzare, cioè di assimilare questi comportamenti ai nostri, a quelli di noi contemporanei, ma invece indugerà sugli aspetti di diversità. Questo secondo me è un altro elemento che rende stuzzicante, entusiasmante sotto certi aspetti lo studio della storia, perché da un lato, no, con questa ricostruzione analitica della vita dei nostri antenati noi compiamo un'operazione di tipo antropologico, dall'altro è come se li facessimo risorgere dalle loro tombe, no? Voi mi direte, mamma mia che divertimento, far rivivere i morti, però in questo senso anche bonario di costruzione di una comunità, di una fratellanza con chi ci ha preceduto, è un'operazione molto molto interessante. Del resto far rivivere i morti è un'ambizione, diciamo, prevalente nel lavoro storico. Uno storico francese che è considerato il fondatore della storiografia nazionale moderna, e cioè Jules Michelet, ha dato un'immagine veramente suggestiva, cioè per lui la storia è una specie di grande ambiente, un grande edificio, un grande spazio abitato comunitariamente dai vivi e dai morti, no? A un certo punto tutti quanti trasmigreremo alla condizione di morti, ma nel frattempo noi che facciamo storia abbiamo veramente la sensazione di rapportarci con loro, di farli in parte rivivere, e quindi specialmente se sono state persone non importanti, di risarcirli, no, della relativa oscurità nella quale sono vissuti durante la loro vita. Ecco. Per finire vorrei in qualche modo segnalare che questa rilevanza e questo aspetto di divertimento che nel lavoro storico è rappresentato dallo scoprire in cosa chi ci ha preceduto era diverso da noi, dà un'apertura che non riguarda solamente il lavoro storico, ma fornisce chi fa storia in modo corretto, almeno secondo il mio punto di vista, di una prerogativa che al giorno d'oggi è divenuta piuttosto rara e che però invece è una necessità se noi vogliamo stabilire, diciamo, una convivenza corretta con i nostri simili, cioè quella che apprezza ed entra in relazione in modo tranquillo, accogliente con i diversi, no? Con quelli che sono diversi da noi, che sono portatori di valori, culture diverse da quelle nelle quali noi siamo abituati, siamo stati allevati. Ecco, credo che la storia, fra le altre prerogative che ha, ha quella di aprire alla percezione di ciò che è differente rispetto al nostro vissuto, di renderci quindi aperti alla diversità. Mi sembra che questa sia una prerogativa non da poco, e che quindi possa giustificare, se non magari l'interlocutore la potrà condividere fino al 100%, l'affermazione che la storia è o può essere divertente e che soprattutto può diventare una grande passione della vita.